Buongiorno a tutti, e siamo arrivati nella prima tappa del nostro secondo giorno di viaggio. Siamo a Shanaz, fa già un caldo incredibile, io stavo super mega bene in montagna a 2000 metri e qui adesso comincia già la parte sudosa. Comunque poi andando in direzione Normandia la situazione meteo dovrebbe migliorare. Vai, 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 vai. Ecco qua. E mentre eravamo in strada, dato che abbiamo una botta di chilometri da fare, abbiamo visto tipo un laghetto che deve essere balneabile, infestato di gente. Allora abbiamo abbandonato il camper in strada e adesso proviamo a vedere se riusciamo a fare il bagnetto, perché qui ci sono 36 gradi oggi, cioè si muore. Abbiamo visitato Chanel, che era anche carino, però ragazzi, caldo, cioè, il caldo è il nostro nemico, veramente il caldo è il nostro nemico. Vamos, eccolo là, giusto giusto, perché sta venendo su brutto. Noi allora ci fermiamo al lago, ci sta, king del lago balneabile. Io attraverserei anche qua. Ah, arrivo. Perché si è un po' annuvolato, ma noi che ci frega, noi ci tuffiamo. Oh là, bentornata a normalità. Buongiorno a tutti, quest'oggi questa mattina ci siamo svegliati a Chalon-sur-Swan, mi pare che si chiami così. Siamo in direzione Auxerre, dovremmo arrivarci questa sera. E oggi la giornata è un po' così, ieri abbiamo preso una botta di acqua venendo in camper, proprio una roba, una bomba d'acqua. Vi faccio vedere qua, ah, si è asciugato. È una area sosta carina, questa è a 10 minuti dal centro, con servizi gratis. Qui sono su 7 mezzi, Nino sempre king della strada. Devo stare attento perché, ecco, sì, adesso ovviamente c'è un po' la strada trafficata. Ah, arriva un altro fratello, però è normale perché insomma sono le king degli arrivi, sono le 8, quindi ci sta, ci sta. Ecco qua, l'area è questa. Ecco qua, Jamas, un giorno vedrai questo video, street life, come piace a te. Comunque Nino alla grande, siamo a 850 km, quindi abbiamo fatto qualche piccola variazione del percorso, perché dovevamo arrivare proprio a nord della Normandia, però onestamente preferisco stare un pochino più giù e magari visitare un po' di più in Bretagna. Poi volevamo cominciare a visitare anche qualcosina di un po' ciccioso, perché onestamente per arrivare qui, sì, abbiamo visto Moncenisio, molto bello, abbiamo visto si mette lì Cagnetto, abbiamo visto ieri quel paesino Chanaz, però sì, vogliamo cominciare insomma a vedere un po' di roba cicciosa. Visitiamo, pranziamo e poi direzione Auxerre si va. Ciao. Thank you.
Siamo finalmente arrivati a Auxerre, mercoledì pomeriggio. Siamo al campeggio comunale di Auxerre. Qui i campeggi comunali sono qualcosa di incredibile. Guardate che piazzoletta che abbiamo. Questa è la piazzoletta del Nino. La bici è pronta lì che ci aspetta. Adesso andiamo a fare un'esplorazione della cittadina di Auxerre. E poi vediamo. Abbiamo guidato relativamente poco oggi, abbiamo guidato 200 km, qualcosa di meno. E basta, il Nino è piazzato, questi campeggi qui sono qualcosa di fantastico. Comunque, due persone, due adulti e un ragazzino per un giorno 21 euro, senza corrente perché il Nino ovviamente è pannellato, però 21 euro tanta roba. Ora prendiamo il mezzo e come sempre vediamo di farci un po' di... Ah, là! Guarda il posto. Kinga, qua sono i bagni. No, aspetta, non sono i bagni, sono là. Andiamo verso l'uscita. Stasera doccia quella supersonica, approfittiamo del campeggio per lavarsi bene i capelli, quelle cose lì, insomma. Poi basta, in realtà, perché lì no, è veramente autonomia totale, super top. Sì, purtroppo la giornata anche oggi è un po' una cacca, però d'altronde questa è, e quindi bisogna prendere ciò che si ha. Aspetta che recupero la famiglia perché mi sembra che siano un po' dispersi. Comunque, come vi dicevo, in Francia i campeggi municipali, si chiamano così, comunali, municipali, insomma, sono veramente numerosissimi e costano il giusto, veramente il giusto. E come vedete anche questo qui è un bellissimo posto, molto verde, oltretutto questi sono i prezzi per l'alta stagione, poi in bassa stagione costano ancora meno. Ci rivediamo in centro ad Auxerre, poi domani abbiamo fatto un po' di cambiamenti all'itinerario, domani andiamo a visitare il castello di Fontainebleau e poi saliamo verso la Normandia, non ci fermiamo a Versailles perché è troppo casino, troppa strada, e andiamo in direzione Étretat, mi pare Étretat, sì, Étretat, che si chiama. Ecco, adesso recupero la famiglia e provo ad andare avanti. Chissà. E qui c'è la ciclabile, vedete? Ah, è anche balneabile a quanto pare. Ecco qua.